Auguri! Amore, vado a prendere Sean all'aeroporto e ci vediamo dopo. E chi è Sean? Figlio di Nikos. E Sean non viene da 10 anni e viene oggi. Dillo al carabiniere che stai andando ad una festa dove c'è pure la tua ex moglie. Non dirmi che hai invitato anche Miss Burkina Faso e Pietro. Sono per te. Puzzano questi fiori. Ti sei fatta scopare per lasciarmi. Sempre meglio di niente. Ci sono tutti. C'è anche mio padre. Ti pare che non invito il padre di mio figlio? Vieni qui, fatti baciare. Sto cacacazzo. Tua moglie è Fiamma? Fiamma non viene! Bambè! La tua ragazza viene o no? Mi ha lasciato. Per un altro. C'è sempre un altro. C'è nessuno! Ma chi è quella? Che è da tempo che volevo fare. Tu hai dei problemi con Fiamma. Lei vuole un figlio, io no. Manca la materia prima. Ho capito, ma io posso dare una mano, no? Tutte le volte che ti vedo capisco come mai ti ho lasciato. È colpa tua! 10 anni fa sei tu che te ne sei andata. Io ti amo, Martina! Io ti amo, ti amo! Capisci, fermati! Ma Lorenzo? Lorenzo? Io non sono come voi! Amarsi per sempre è difficile, lasciarsi per sempre impossibile. Lasciami per sempre, dal 20 aprile al cinema. Scusate, mi sono perso, ma qualcuno può fare un riassunto, per favore? Ciao ragazzi, oggi ho per voi un'altra top 10 molto molto interessante. La classifica dei film più visti al cinema in Italia dagli anni 50 ad oggi. E questa classifica è basata sul numero effettivo di biglietti venduti e non sugli incassi. E svela una prospettiva diversa sui film che hanno realmente conquistato i botteghini italiani. Allora, partiamo con il 10° posto, dove troviamo La donna più bella del mondo, del 1955 di Robert Z. Leonard, con Gina Lollobrigida e Vittorio Gassman, che ha raggiunto oltre 12,5 milioni di spettatori. Poi al 9° posto vediamo Il Gattopardo, del 1963 di Luchino Visconti, con Burt Lancaster e Claudia Cardinale, con oltre 12,8 milioni di spettatori. Poi abbiamo Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas e Silvana Mangano, che si piazza invece all'8° posto con 13,1 milioni di spettatori. E poi al 7° Il piccolo mondo di Don Camillo, del 1952 di Julien Duvivier con Gino Cervi, visto al cinema da oltre 13,2 milioni di italiani. Il posto numero 6 è occupato da La dolce vita di Fellini, che ha raggiunto più di 13,6 milioni di spettatori. E ad aprire la top 5 è Per qualche dollaro in più, di Sergio Leone, con Clint Eastwood, con 14,5 milioni di biglietti venduti. Al 4° posto continuavano a chiamarlo Trinità, del 71 di Enzo Barboni, con Bud Spencer e Terence Hill, e con 14,5 milioni di spettatori. Al 3° posto abbiamo Per un pugno di dollari, del 64 di Sergio Leone, naturalmente, con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté, con quasi 14,8 milioni di spettatori. Al 2° posto si piazza Ultimo tango a Parigi, del 72 di Bertolucci, con Marlon Brando e Maria Schneider, che ha venduto oltre 15,6 milioni di biglietti. E il record assoluto di tutti i tempi per quanto riguarda i biglietti venduti nelle sale italiane è di Guerra e Pace, del 55 di King Vidor, con Audrey Hepburn e Vittorio Gassman, che ha raggiunto ben 15.707.723 persone. Una cosa certa che risulta da questa classifica è che andiamo meno di una volta al cinema, perché quasi tutti i film della top 10 sono degli anni 50, 60 e 70, ovviamente. Adesso ci sono altri canali per vedere i film, però il cinema rimane in assoluto il più valido e il più usufruito. Cosa ne pensate di questa classifica? Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!